al centro di tutta questa discussione c'è un personaggio che si chiama Alessia e che facciamo entrare subito perché è stata proprio la causa di un grande litigio tra i fratelli quando Samuele voleva mettere su un ristorante in società con Alessia e Marco disse: finiranno e spariranno i Eccoci nostri Barbara. Prego. soldi. Eccola qua. Buon pomeriggio, Buon si pomeriggio, accomodi. signora Barbara. Allora, qual è la storia dal suo punto di vista? Allora, diciamo che parto da un'infanzia molto, ma molto difficile. A 18 anni, dissi ai miei genitori siciliani, mamma e papà, voglio diventare donna. Perché ero già un ragazzino molto effeminato, già a scuola, sai, giocavo con le femminucce, con le bamboline, anziché con le macchinine, quindi già c'era qualcosa. Poi incominciai ad arrivare alla pubertà, sai, incominciai a guardare i maschietti, anziché le femminucce, quindi già dentro di me vedevo che c'era qualcosa che non andava, qualcosa di diverso. Solo che più cresci e più capisci che c'è qualcosa, fino a che lo dissi ai miei genitori a 18 anni: mamma e papà, voglio diventare donna. Apriti cielo! Mio padre a gridare, mia madre a piangere. Mio padre proprio basta, io un figlio così non lo voglio, mi butto fuori casa. Io con quei quattro stracci che avevo, 1.000 euro. Poco più andai a Bergamo per intraprendere il mio percorso di transizione, perché volevo, appunto, lo sentivo con tutto il mio cuore, non stavo bene in quel corpo da maschio. E quindi ho incominciato con a prendere ormoni, con le cure ormonali, dal psicologo, con anche, diciamo la verità, fare interventi chirurgici, perché giustamente non è che ero così bella e femminile. Non è che mi sono svegliata e ho trovato tutte queste chirurgie. A poco mi sono sempre migliorata, facevo due lavori, lavoravo in fabbrica, poi lavoravo nei locali di pomeriggio, facevo la drag queen quando ero ancora un ragazzino effeminato, quindi facevo di tutto per guadagnare più soldi per arrivare al mio sogno. Fino a che poi, migliorandomi con gli anni, ho trovato questo lavoro in questo lap dance, dove appunto ho conosciuto Samuele. Samuele sapevamo tutti che nel locale era uno con i soldi, ecco. Quindi diciamo che era... Fate schifo tutte e due. Guarda, tu devi stare Ma zitto stai perché io ero zitto, là sopra. vergognati. E veramente mi veniva lo schifo perché tu sei una persona retrograda, ma soprattutto sei Esatto. un omofobo. Perché siamo nel 2019 e non ti devi permettere a parlare Io così, mi permetto di va dire bene, quello che delle voglio, persone io mi permetto di dire diverse. quello che Va voglio, bene? Leonardo, Perché ok? tu Va ti sei bene. sposato con una cefa che ti fa la Ma meno serva male, ma solo meno per quello, hai male, ma meno capito? Che male. ti fa solamente la serva e ti Il vizietto sopporta. ce l'ha lui con te, non io. E Meno poi diciamo male, la verità, meno tutte le volte che male. mi vedevi sbavavi dietro di Sì, me, dilla la sbavavo. Sbavavo verità. perché avevo la Non rabbia, hai il coraggio sbavavo. di dirlo, La rabbia. vergognati. Mamma mia, Ti ti devi vergognare vergogno. perché Samuele invece ha fatto tutto alla luce del Sì, sole. bene, bravi. E le aziende a voi non ve ne frega niente, sapete perché? Perché tu hai il tuo lavoro e quindi puoi fare quello che vuoi. Lui scrocca Sì, e scrocco, siamo sì, tutti a posto. certo, Brava. infatti tutti seri come te bicogna Allora, vi Cioè, tu mi siete volevi fare conosciuti? licenziare, io, signora Barbara, io grazie a Samuele avevo trovato un uomo che mi aiutava, mi voleva bene, ma soprattutto mi voleva portare via dalla vita notturna dei night club, che era anche il mio sogno, perché dopo tanti anni volevo fare una vita normale con una persona che mi voleva bene. E con Samuele abbiamo avuto questa amicizia un po' particolare. Lui mi voleva aiutare e mi diede questo lavoro nell'hotel, però... Lui è fesso e tu hai Lascia trovato la parlare, mucca per da cortesia. mungere. Ma vai. Hai capito? Assolutissimamente io non sono una fessa, va bene? Tantomeno neanche Samuele. Samuele mi voleva aiutare. Noi volevamo aprire un ristorante, capito? Con i miei Non è soldi, stata ma... colpa mia o colpa sua che il ristorante Siamo non l'abbiamo sicuri che non aperto. doveva essere Ma un perché c'è bordello stato... visto i tuoi No, tesoro mio, ti precedenti? sbagli, non ti Ah, devi non lo so. permettere. Vedi che io lavoravo nei night club, facevo la spogliarellista, Appunto, la non è un spogliarellista, bordello, hai capito? capito? Tu ti devi mettere in questa testa bene che una spogliarellista non è una prostituta. Ricordatelo, hai rispetto.
Si può sedere, per favore, Alessia? Vorrei che si sedesse, però. Allora, mi scusi, quindi, mi sono un po' alterata, sì, perché ma dovevate mettere insieme un ristorante? Insieme. Esatto, sì. Lui appunto voleva che io uscivo da questo mondo e ha detto: io metto i soldi e tu gestisci assieme a me questo ristorante e mi dai una mano. Avevamo fatto un bellissimo discorso per fare una vita assieme, fino a che è arrivato questo tizio che purtroppo gli ha rubato i soldi e purtroppo è sfumato tutto così. Quindi c'era un terzo socio che è scappato con la cassa. Esatto, io purtroppo avevo lasciato il lavoro da cubista, quindi mi ritrovai in mezzo alla strada senza un lavoro. Quindi grazie a Samuele mi disse: non ti preoccupare, ti do un lavoro io nel nostro hotel. Quindi mi fece entrare con molta sobrietà, con molta tranquillità nel suo hotel a fare un lavoro umilissimo, la cameriera. Perché io per finire quel lavoro notturno io ero disposta a fare la qualsiasi. Allora Marco, perché non poteva fare la cameriera, Alessia? Voglio dire, un lavoro appunto tranquillo. Cosa c'è di male? Quando ho visto i movimenti, quando ho cominciato a vedere determinate cose, io comunque mi sono insospettito. Cioè, ho cominciato a pensare male, non bene di questa cosa, visto i percorsi. Io facevo il mio lavoro, sto parlando io. Sia i suoi percorsi che i suoi percorsi. Beh, io lei non la conoscevo bene, non sapevo chi era, però il vociferare, diciamo, che c'era in giro era che non era una persona. Anzi, io ho pur pensato che quello che se n'è andato con i soldi era d'accordo con lei. Perché è stata una cosa troppo fatta bene. A meno non che mio fratello veramente così fesso. Non ti devi permettere di dire queste cose assolutissimamente, va bene? Io facevo il mio lavoro, l'ho fatto per 3 anni. E dopo 3 anni che mi sono impegnata con un lavoro umile, va bene? Sono arrivata a salire di grado e a essere un po' quella che gestiva tutte le ragazze che pulivano. Qual è il problema? Che sono una transessuale e secondo che te io vedevo il nome di un uomo che gestiva tutte le... Il nome di un uomo che gestiva tutte le ragazze i piani e non mi sarei sospettito. Ma voi che siete così furbi, ma a chi la volete fare in barba? Allora, innanzitutto non era una cosa nascosta assolutissimamente, ma abbiamo deciso assieme appunto per non creare e io che sono disguido il capo tra te non e lui niente. Avete perché fatto noi tutto... sapevamo che tu eri un retrogrado di merda, scusate la parola. Volevo chiedere scusa a tutti per il mio vocabolo un po' colorito, siccome accettiamo un po' le scuse, guardi, e quindi ripeto. Mi ero infermolata perché volevo fare un lavoro normale, questo signore non me l'ha data. Ma vorrei sapere tanto di fare vorrei sapere tanto una cosa. Allora, voi avete cercato i soldi a noi e io chiedo una cosa. Mio fratello, ok, va bene, ma lei, ma una domanda. Zitto. Tutti i soldi che si è guadagnato, l'up dance, eccetera, 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 e non entro nel merito. Ma dove sono finiti? Allora, ma scusi, ma lei quindi, posto, allora, la scarpa firmata, il vestito firmato, i soldi per andare in giro, adesso, eccetera, eccetera, e alla fine allora, mio fratello deve ancora darle una mano. Una ma per quale motivo sto parlando di io? Voglio dire, a difesa non soltanto di Alessia, ma di tutte le persone che sono in transizione o che l'hanno compiuta, che compiono decine di interventi chirurgici costosissimi, in molti casi delle terapie molto pesanti, e quindi, come sapete, non solo Forum non è una trasmissione omofoba, naturalmente, ma siamo sempre stati vicini a chi compie questa percorso, che è un percorso dolorosissimo in difficile, tutti i sensi, e anche molto costoso. Andiamo alla bilancia, ragazzi. Sì, Barbara, ricordi.